Ok, adesso mi fa registrare, va bene. Allora aspettiamo che torni. Intanto nascondo gli altri. Andiamo su un'altra. Eccola qua. Sei Ok, riuscito? benissimo, sì. Sto Ottimo. registrando. Ok, benissimo, allora vado, parto. Buongiorno a tutti, benvenuti, benvenuta Dominique Van Dorn, presidente dell'Accademia del Paziente Esperto EUPATI e endocrinologo. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di pazienti esperti, pazienti consapevoli, insomma, una categoria di cui in realtà si parla troppo poco e che invece, insomma, sta acquisendo sempre più importanza nella nostra società, nella nostra sanità e diciamo anche che questa pandemia in qualche modo, insomma, ha accelerato, ecco, questa consapevolezza, no, del ruolo sempre più importante del paziente. Allora, innanzitutto, per iniziare, le chiedo che cos'è l'Accademia del Paziente e appunto come si inserisce nel progetto EUPATI. Prego. Allora, buongiorno, grazie per l'invito. Accademia del Paziente Esperto EUPATI è nata nel 2014 per promuovere questo bellissimo progetto europeo che si chiama EUPATI ed è un progetto per formare i pazienti sulla ricerca e sviluppo del farmaco, sul metodo della ricerca e sviluppo del farmaco. Per insegnarle a tutti, e in particolare a chi fa il corso, che diventa dunque un paziente veramente esperto perché fa un anno di corso, sul perché di questo metodo della ricerca e sviluppo del farmaco. Perché pensiamo negli anni 40, 1940-1950, non c'era nessun metodo e chiunque poteva fare una sperimentazione senza controllo. Sono successe anche delle cose gravissime che non vorremmo mai più ripetere e vedere, per cui il metodo della ricerca e sviluppo è un metodo che cerca di garantire una sicurezza durante la sperimentazione clinica e anche di verificare la sicurezza dei farmaci e l'efficacia dei farmaci. E dunque è un processo molto complesso ed è bene che tutti i cittadini sappiano e conoscano questo metodo e chi invece vuole partecipare in questo processo, perché oggi si parla di paziente esperto che parla e collabora alla pari con tutti i portatori di interesse nella ricerca. Per esempio, il paziente esperto parla direttamente con il ricercatore, con l'azienda farmaceutica e anche con i regolatori, cioè le istituzioni italiane, europee, mondiali che si occupano di ricerca. E oggi il paziente si siede ai tavoli di decisione. Come funziona nel concreto? Cioè, come si diventa esperti? Qual è questo metodo, diciamo? Ci vogliono, insomma, si fanno dei corsi, ci sono degli esami, c'è una certificazione alla fine, come funziona? Allora, questo progetto EUPATI è veramente una grandissima novità. È la prima volta che un paziente studia e studia circa un anno in remoto, soprattutto, sono 160 ore in remoto e poi ci sono degli incontri con dei relatori esperti che riprendono tutti gli argomenti, sono sei incontri in Italia. Questo progetto Accademia del Paziente l'ha voluto portare in Italia e dunque tradurre questo corso in italiano e siamo già arrivati a fare un corso dove sono stati formati 42 pazienti più i pazienti che avevano già fatto un corso europeo in inglese e quest'anno stiamo lanciando il secondo corso, per cui alla fine del 2021 avremo 100 pazienti esperti italiani che sanno praticamente tutto sulla ricerca e lo sviluppo del farmaco. E questo vuol dire un paziente che ne sa più quasi dei medici stessi, cioè in medicina non si studia così tanto perché sanno anche tutto sull'aspetto della farmacoeconomia, che è un argomento fondamentale, e sanno anche
sui meccanismi regolatori di autorizzazione all'emissione in commercio di un farmaco, in modo che sempre di nuovo possano partecipare. Questi sono i pazienti grandi esperti. In realtà tutti i cittadini, se vogliono saperne qualcosa, possono andare su un sito che in italiano si chiama Cassetta degli Attrezzi, dove è stato messo tutto il materiale del corso e con delle parole chiave si possono trovare argomenti singoli. Per esempio, se si clicca su questo sito che si chiama Toolbox Eupati, Cassetta degli Attrezzi Eupati, che anche lì è tradotto in italiano, per cui anche gli italiani hanno accesso a questo, si clicca studio clinico, placebo, tutte le parole chiave di uno studio clinico, si trovano tutte le spiegazioni, articoli, anche delle presentazioni PowerPoint. Tutto questo perché a livello europeo, la Commissione europea che ha voluto questo corso insieme ai pazienti, questo corso è stato, non voglio dire controllato, ma anzi lanciato, voluto, richiesto, organizzato dai pazienti dell'organizzazione EPF, che è European Patient Forum. Ebbene, l'hanno voluto in modo che si innalzi la consapevolezza dei cittadini europei e ora di tutto il mondo, perché lo stanno cliccando, lo stanno guardando da tutto il mondo, anche dal Giappone, che sappiano di più sulla ricerca e lo sviluppo del farmaco. È fondamentale per il futuro. Il cittadino non può rimanere fuori da questo processo. Certo, anche per il presente, perché comunque assistiamo per esempio alle sperimentazioni per il vaccino anti-Covid, no? Che riguardano migliaia di pazienti, grazie ai quali, se noi avremo un vaccino, dobbiamo ringraziare, perché se non ci fossero i pazienti che volontariamente si sottopongono appunto alla sperimentazione, oggi noi non potremmo parlare di vaccino, quindi in questo senso. Questa accademia, questi pazienti che appunto escono fuori dall'accademia, saranno appunto pazienti esperti, ma in qualche modo potranno aiutare altri pazienti che magari non riescono a entrare in accademia, non hanno insomma le risorse, il tempo per studiare, cioè formare magari quelli che potrebbero essere i coordinatori delle associazioni dei pazienti in questo senso. Infatti chi fa questo grande sacrificio di fare questo corso per un anno sono soprattutto i rappresentanti di associazioni di pazienti, che dunque una volta formati devono trasferire tutta questa conoscenza nella loro associazione di pazienti e aiutano anche i pazienti a entrare in uno studio clinico. Cosa voglio dire? Quando a un paziente viene offerta la possibilità di entrare in uno studio clinico ha paura. La prima cosa che pensa è: oddio, sono una cavia, cosa mi succederà? Invece, conoscendo tutto il meccanismo, tutto ciò che è stato già fatto per capire la sicurezza di questo farmaco, capiscono che cosa sono gli studi clinici e anche il livello, perché c'è lo studio clinico di livello 1, 2, 3, 4. Tutto questo, se un medico gli dice al paziente sei in uno studio di fase 3, non sa che cos'è. Invece può rivolgersi alla sua associazione di pazienti e dire che cos'è, che cosa mi consigliate, eccetera. E i pazienti tra di loro parlano dello studio clinico e finalmente possono tranquillizzare questo paziente e dirgli entra, perché in fondo lo studio clinico permette di avere un accesso precoce ad un farmaco che se no non è ancora registrato e non abbiamo in Italia. Sappiamo che la fase di autorizzazione, questo lo dico principalmente in oncologia, dove ci sono tantissimi farmaci che stanno uscendo oggi, oppure nelle malattie rare, ci sono grandissime novità. E però sapete che un farmaco per essere messo in commercio richiede circa 10-14 anni a volte prima che venga immesso in commercio. Con l'accesso allo studio clinico dei pazienti è un po' più precoce, nel senso che dopo circa 7, 8, 9 anni già un paziente può avere accesso a un farmaco che può essere anche fondamentale, cambiargli la vita. Certo. Per cui sapere tutto questo è importante. Assolutamente, e mi viene anche da dire, insomma, che il ruolo del paziente fa un po'
come dire, da controllore, se vogliamo, no? Dell'etica della sperimentazione, che è un po' qualcosa di cui si parla, ma non si è, non si ha sempre, non si hanno troppo le idee chiare in questo senso. A luglio il CNR, insieme a Fondazione Roche, ha portato avanti questa carta dei pazienti, che è la prima carta in Europa, che parla proprio di quello di cui sta parlando lei, cioè di dare gli strumenti ai pazienti, insomma, per renderli più consapevoli, ma anche dare loro voce in capitolo, sedersi al tavolo della sperimentazione e non solo subirla, no? Quindi stiamo proprio assistendo a un cambio di passo in questo senso. Che la Covid in qualche modo l'abbia accelerato è fuori di dubbio, però insomma ci saremo comunque arrivati, è questa la strada. Una cosa però che mi premeva chiarire, diciamo, voi vi occupate appunto di formazione per quello che riguarda la sperimentazione, lo sviluppo e poi anche insomma l'immissione in commercio, come funziona del farmaco, quando può essere accessibile o meno. Però ci sono anche tanti pazienti cronici, di malattie croniche, come mi viene in mente il diabete, insomma, per dire quella insomma più. Tra le più popolari non ci sono solo quelli che magari non fanno parte, non hanno interesse a prendere parte a una sperimentazione, hanno però invece interesse a essere presi per mano, no? A essere comunque tutelati, a essere formati, no? Perché tante volte non sanno neanche loro come raccapezzarsi tra piani terapeutici, presa in carico da parte dei medici, si sentono un po' persi. Voi lavorate anche in questo senso, cioè anche per gli altri pazienti, insomma, non soltanto quelli che partecipano all'esperimentazione. Allora, sicuramente il nostro corso è un rinforzo della figura, del rappresentante dell'associazione del paziente. Automaticamente, rinforziamo proprio l'associazione del paziente perché, senza di loro oggi non è più possibile. La medicina sta cambiando molto velocemente e, ci deve essere un collegamento tra ricercatore, tra clinico e paziente. Quel collegamento è proprio fatto dalle associazioni pazienti. Io invito tutti i miei pazienti ad iscriversi alle associazioni pazienti. Vorrei che lo facessero tutti i medici d'Italia. Le associazioni pazienti a volte fanno paura ai medici, ma in realtà dobbiamo capire che più abbiamo dei pazienti, consapevoli, che già sanno qualcosa e che poi la loro fonte è stata proprio quella dell'associazione dei pazienti, dunque una fonte già molto più autorevole perché appunto sono pazienti che hanno fatto dei corsi e sono pazienti che hanno un dialogo diretto con i clinici. Nelle associazioni pazienti ci sono dei comitati scientifici dove lavorano dei medici, dei clinici e che diciamo aiutano i pazienti ad avere le informazioni corrette. Per cui è un modo anche per evitare tutta questa disinformazione che si può trovare su internet. Io penso Certo. che il paziente oggi è fondamentale in tutti i campi. Ogni malattia dovrebbe non solo difendere i diritti, ma promuove la conoscenza. Ci vorrebbe un'associazione dei pazienti in generale, no? Nel senso, al di là poi della malattia, no? Cioè una sorta di, come dire, di associazione nel momento in cui tu diventi paziente, anche una persona magari giovane, insomma, che si ritrova a essere paziente per un'acuzia, per qualcosa di non cronico, no? Che però se ha un dubbio. E dice da chi vado, insomma, no? Vado dall'associazione che mi tutela, che mi aiuta in questo senso. Quindi sicuramente la direzione è questa, il percorso è questo. Però lei prima faceva riferimento a un paziente che sia ben informato e quindi che sulla base di queste informazioni possa poi prendere delle decisioni, no? Si parla di empowerment del paziente, concetti che ha già toccato in qualche modo. Io le faccio questa domanda. In questi mesi abbiamo assistito a quella che l'OMS ha definito, in realtà una definizione che già esisteva, ma l'ha riproposta, infodemia. Quindi ci siamo ritrovati tutti, pazienti o non pazienti, immersi costantemente in un bombardamento, insomma, mediatico di informazioni sulla pandemia. Molte volte informazioni sbagliate, fake news, oppure che attingevano a fonti non corrette. Il paziente si è ritrovato, ma la persona anche non paziente, si è ritrovata, insomma, a non sapere veramente, no? A chi credere. Abbiamo assistito a virologi, immunologi, insomma, suoi colleghi che
un giorno dicevano una cosa, un giorno l'altro, oppure si contraddicevano fra di loro, no? Perché? Perché siamo di fronte a qualcosa che in realtà non conosciamo, siamo di fronte all'ignoto, no? Questo valore un po' del limite, di fare un passo indietro, di riconoscere il dubbio e l'incertezza, tanti medici, tanti professionisti, insomma, non l'hanno riconosciuto. Tutto questo ha aumentato tantissimo, credo io, no? La confusione. E parlo da giornalista, cioè anche io ho vissuto questa problematica in prima linea. Che tipo di informazione ci vuole per il paziente? Quali sono le informazioni giuste? Secondo lei, insomma, di fronte al dubbio che rappresenta questo virus, ha forse più senso non dire nulla invece che dire qualcosa che poi in realtà può essere smentito un'ora dopo, no? Cioè, che cosa ci vorrebbe dal punto di vista dell'informazione? Allora, noi abbiamo avuto la fortuna anche di lavorare con i giornalisti, perché ci sono tanti giornalisti bravi in Italia, tanti giornalisti anche che hanno fatto dei corsi proprio EUPATI sulla ricerca e lo sviluppo del farmaco, e dunque che promuovono quelle conoscenze che sono state anche verificate. Il problema è qui. Noi non possiamo, cioè chiunque oggi utilizzando la rete può dire qualunque cosa e sappiamo che lo fanno anche per una questione di visibilità personale. Per cui i nostri pazienti esperti che formiamo, conoscendo la serietà del metodo della ricerca e dello sviluppo, vanno a cercare adesso queste fonti, non vanno più a cercare a guardare qualunque fonte, vanno subito a vedere se in queste fonti c'è qualcosa di verificato. Sanno che cos'è uno studio controllato in doppio cieco, capiscono queste parole. E il preprint e lo studio invece pubblicato, che è stato un altro dibattito, anche quello. Sanno queste cose, ormai non credono più alla prima notizia, e non solo, i nostri pazienti che hanno già ricevuto il certificato l'anno scorso di fine corso, e questo certificato è stato dato, mi fa piacere dirlo, è stato proprio dato dal direttore generale dell'Agenzia Italiana per il Farmaco ad AIFA. È avvenuta la cerimonia di chiusura del corso con i certificati. È una cosa molto importante, vuol dire che l'Agenzia Italiana del Farmaco crede in questo corso EUPATI e crede che sia fondamentale che i pazienti ne sappiano di più. Su come viene fatta la ricerca, come viene autorizzato un farmaco in Italia e perché talvolta succede che non venga autorizzato un farmaco. In questi mesi di pandemia avete riscontrato maggiore interesse nell'associazione, in quello che fate? Avete avuto richieste, insomma, di sostegno per capire, per comprendere i fenomeni? Insomma, ha impattato la pandemia sulla vostra attività? Allora, già prima c'era molto interesse perché le associazioni pazienti, per fortuna, erano già consapevoli che esisteva questo corso e abbiamo sempre avuto molta richiesta e addirittura persone in lista d'attesa. Con questa pandemia cosa è successo? Che anche molte persone si sono rese conto appunto di queste grandi discrepanze nella comunicazione e avevano bisogno di conoscere più a fondo che cosa volesse dire una ricerca, per esempio per il vaccino oggi, che cosa vuol dire una ricerca accelerata, dove è stata accelerata, dove non è stata accelerata. I pazienti esperti già formati hanno tutti dato delle informazioni fondamentali nelle loro associazioni e hanno anche scritto una lettera aperta a tutti i giornalisti chiedendo appunto di dare una comunicazione più corretta e di non dare voce a quelle persone che non davano comunicazioni fondate, diciamo, con evidenze scientifiche. Questo è quello che vogliamo noi, evidenze scientifiche. Non possiamo dire io ho avuto un caso e ha reagito bene e allora questo farmaco funziona bene. No, non si fa così in medicina oggi. Sì, oppure diciamo così, prendere studi fatti su animali come assoluti, non ha funzionato sui criceti, può funzionare anche su uomini, insomma. Ci sono proprio dei studi di laboratorio che sono fondamentali, che si fanno oggi su computer addirittura, si fanno
E poi dopo si fanno sugli animali e poi dopo si fanno sull'uomo con delle tappe estremamente rigide proprio, di controllo e anche con trasparenza. Qui la carta dei pazienti che entrano nella ricerca clinica. In tutto questo ci deve essere trasparenza. Laddove non c'è trasparenza non accettiamo questo farmaco. Ogni, diciamo, il dossier del farmaco che viene poi portato all'agenzia regolatoria deve diventare un dossier pubblico, cioè i pazienti esperti che sanno leggere questi documenti devono avere accesso a questi documenti. Sì, questo è un altro tema, insomma, lo stiamo vedendo anche con le grosse case che stanno portando avanti il vaccino, insomma, non tutti i documenti sono sempre disponibili, è abbastanza difficile avere accesso ai dati e l'accesso dei dati è uno dei grandi temi, insomma, sia per i pazienti sia per la società. È giusto, insomma, che sia trasparente la ricerca, oltre che corretta ed etica. E le faccio, insomma, non è una domanda, giusto per chiudere l'intervista, un appello, se si sente di farlo, insomma, ai suoi colleghi, ai pazienti, per chiudere questo anno, che speriamo tutti di dimenticare, e iniziare, insomma, uno nuovo. Allora, l'appello è sicuramente a favore della ricerca clinica. La ricerca clinica è fondamentale, non abbiate paura della ricerca. I medici sono lì per darvi tutte le informazioni. Dico anche ai medici: non abbiate paura dei pazienti informati, perché i pazienti formati e informati sono al fianco dei medici e dei ricercatori, sanno come interpretare le parole, sanno come aiutare il medico anche ad avere le informazioni importanti e sono il trait d'union tra il paziente che ancora non ha fatto il corso EOPATI e che non sa nulla e che ha molta paura, il rappresentante dei pazienti può aiutarlo e può aiutare i medici. Per cui promuovete le associazioni dei pazienti, promuovete il corso EOPATI, non abbiate paura della ricerca, la ricerca clinica aumenta anche il prodotto interno lordo di un paese. Certamente. La ringrazio, è stata molto gentile, buona giornata a tutti, grazie.